Beh, allora vi aspettiamo a Coffee Break, mi raccomando, puntuali e numerosi. Coffee break sotto i 40, mi raccomando, eh. Ringraziamo Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioglio che dal palco del Teatro Roma ci hanno promosso, ci hanno dato il là per cominciare questa trasmissione dal palco del Roma sul palco della vita. Ancora teatro, sul palco della vita è il nome ben augurante, in ogni caso davvero strategico, di un'associazione culturale fatta da giovanissimi che sono in parte con me quest'oggi: Andrea Andrioli, Luciana Barletta, presidente e membro. Luciana dell'associazione sul Palco della Vita, un'associazione di giovani, come dicevamo, che fa tante cose interessanti. Intanto fa teatro, ecco perché il promo di Iannuzzo e Caprioglio cade ad hoc. Teatro in vernacolo, certo da giovani, quali siete voi? Appena 20 anni, sta ancora per fare 20 anni Andrea, appena 23enne Luciana, diciamo da giovani come voi qualcuno si aspetterebbe un teatro un pochino diverso, invece il recuperare il vernacolo è anche una caratteristica di voi giovani, Andrea. Esattamente, esattamente. Come mai avete scelto proprio questo tipo di teatro? Il teatro in vernacolo è ormai una tradizione, è un'usanza che, diciamo, le persone più grandi ci hanno trasmesso, ci hanno dato, ci hanno consegnato, quindi è anche importante questo anche per i ragazzi, perché sia, diciamo, simbolo di appartenenza ad una città, ad un paese. Quindi avete utilizzato, avete non adattato, perché a quanto ho capito, mi è sembrato di capire dalla conversazione simpatica che ha preceduto questa intervista, un'opera mai data, un'opera fra l'altro di uno stunese che risiede a Brindisi, ma che non è mai stata rappresentata. E che il titolo credo sia Le vicine di casa, al plurale. Sì, è una commedia abbastanza divertente che speriamo di portare in scena il prossimo mese. È la seconda commedia che portiamo in scena, perché l'anno scorso abbiamo dato un'altra commedia in vernacolo, Lugumbardo e Mighierma, che ha riscontrato un grande successo, perché tutte e tre le serate che abbiamo rappresentato hanno avuto abbiamo fatto il pienone, insomma, c'è stato un riscontro positivo, quindi speriamo che anche quest'anno ci possa essere, comunque possiamo dare una serata di abbastanza simpatica. Sì, 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 sì. Dove la rappresentate? Pensiamo verso la fine di marzo alla Madonna del Pozzo, però ancora siamo in fase di prova. Stiamo ancora aspettando. La seconda commedia in vernacolo, quindi vi siete, l'associazione credo sia nata appena un anno fa? Sì, è nata nell'ottobre del 2015. Quindi già è un bel pedigree, se così si può dire, avere già due commedie nel programma, una già data, un'altra da dare a breve. A differenza però delle compagnie che operano ormai nel nostro territorio da diversi decenni, voi siete tutti giovanissimi, quindi credo ci sia stato anche un piccolo problema superato, immagino, nell'affibbiare le parti lì dove magari si doveva, forse io non conosco bene la pièce, ma si doveva rappresentare magari una persona un pochino più attempata. Come avete superato questo problema, Luciano? Beh, diciamo che le parti sono state assegnate in base anche alle caratteristiche sia del personaggio ma anche delle persone che poi vanno a rappresentare, quindi quest'anno ad esempio abbiamo un vicino di casa particolare che rappresentava un ragazzo ancora più piccolo, cioè a 16 anni. Però essendo comunque una persona molto spigliata, un ragazzo molto, è riuscito a entrare bene nella parte. E io ad esempio svolgo il ruolo della suggeritrice, che è un ruolo che mi piace molto, perché sono sia membro, diciamo, attivo ma anche passivo, perché da un certo punto di vista sono nascosta e mi godo lo spettacolo, quindi. Però comunque i personaggi riescono bene a inserirsi nel personaggio. La suggeritrice è un ruolo
secondo me, per la mia esperienza, particolarmente complicato, perché magari la maggior parte delle persone che ci sono possono pensare che avendo il copione davanti sia semplice, invece la tempistica, la logistica anche dell'intervento, cioè la suggerisce quella che deve, tra virgolette, studiare più di tutti, o sbaglio? Beh, sì, nel senso che comunque molto spesso può capitare che ci si perde o comunque si vada fuori dal copione, quindi si deve cercare di recuperare o comunque inserire anche delle battute non previste, quindi per dare comunque un bello spettacolo. Però mi piace molto, quindi non ho molta difficoltà, anche perché i ragazzi sono bravi. Quindi i tempi comici poi abbisognano proprio delle loro, sì, sì, degli, sì, ingressi particolari. Certo. Il vernacolo, o meglio la lingua dialetto, il nostro dialetto, a differenza anche, sfatiamo un altro luogo comune, non è semplicissimo da leggere e da scrivere. È da interpretare invece? Da interpretare forse è anche più facile, perché molte volte dipende dai caratteri. Un carattere è diverso dall'altro e quindi un carattere potrebbe portare a delle sfaccettature diverse di originalità, di presenza, e questo è importante. C'è la possibilità anche di riscoprire termini, vabbè, la commedia credo sia ambientata all'inizio, sì, del nuovo millennio, no? Però nel vernacolo tendiamo a utilizzare parole anche arcaiche, quindi anche la riscoperta di alcune parole che per onomatopea magari ci danno subito l'immediatezza di quello che si vuol dire. Sì, ma sono anche poche, perché volevamo fare qualcosa che raggruppasse più i ragazzi, qualcosa che riscoprisse un vernacolo più per i ragazzi e non per le persone grandi, che accomunasse più che altro tutte le fasce d'età. Questa, diciamo, la nostra associazione vuole accomunare tutti. La vostra associazione, proprio perché è un'associazione culturale a tutto tondo, si occupa anche di altro, si occupa ad esempio di musica, state preparando un evento che, per quello che è la mia esperienza, immagino sarà un evento molto importante non solo per la comunità ostunese, un festival canoro. Sì, è la seconda edizione quest'anno, si svolgerà il 18 aprile al Cinema Roma. E siamo ormai alla seconda edizione, la prima è stata comunque anche lì un successo. Quest'anno però comprende anche dei ragazzi di fuori della provincia di Brindisi, oltre che ostunesi, quindi oltre al canto ci sarà anche il ballo, ma anche dei momenti di riflessione, quindi sulle varie tematiche sociali, o comunque, quindi oltre a divertirsi si rifletterà anche su... Per quanto riguarda il lavoro, proprio che c'è dietro, c'è più lavoro nell'organizzare una commedia in vernacolo oppure in un evento musicale come quello di cui parlavi? Beh, sono entrambi comunque abbastanza, cioè c'è bisogno di un po' di mesi di lavoro, perché nella commedia ci sono dei problemi anche logistici di raggruppare più persone, di creare comunque, di trovare un copione adatto anche al fatto che siamo dei ragazzi e quindi cerchiamo di dare un po' di freschezza anche alle commedie. Per quanto riguarda il festival, è un format un po' simile a quello del Festival di Sanremo, quindi comunque una gara canora. Quindi no, forse è un po' più semplice crearlo, solo che c'è bisogno di trovare anche lì il luogo, di raggruppare, di trovare anche gente che sappia cantare, quindi dare comunque uno spettacolo. Più che un'idea, è una provocazione, Andrea. Commedia in vernacolo brillante, Festival Canoro. Che c'è da aspettarsi? Vi cimenterete magari in un musical in vernacolo, il musical? Forse qualcosa su un varietà teatrale. Stiamo forse pensando di fare questo varietà che accomunasse le tre arti, tra le quali la recitazione, la danza e la musica, il canto in generale. Quindi sarà forse qualcosa di entusiasmante fare una cosa simile. Dopo che abbiamo dato queste primizie al nostro limitato pubblico, adesso qualche curiosità personale, perché io sono sempre entusiasta quando sento parlare giovani della vostra età di cose che comunque hanno a che fare con la nostra tradizione e che vedono oltre. Mi va di sapere come riuscite, se c'è sensibilità intorno a voi nel continuare a fare queste cose, e intanto come siete riusciti a mettere su questa associazione un anno fa, Andrea? Beh, l'associazione è nata dalla volontà sicuramente di persone che hanno voluto fortemente, diciamo,
così fare delle attività laboratoriali per i ragazzi, anche per le persone più grandi, perché volevamo riuscire, come ho detto prima, ad accomunare tutti i ragazzi, le persone adulte, gli anziani, proprio perché Ostuni vive momenti, diciamo, di buio dal punto di vista di spettacolo, quindi volevamo riuscire a dare qualcosa di più originale, diversificando diverse arti, tra le quali soprattutto la recitazione, anche perché sul palco della vita è il nome, diciamo, della nostra associazione che presiede, diciamo, le nostre attività. E il palco come senso, diciamo, di una cosa principale, di qualcosa che dia importanza alle nostre attività, soprattutto al senso della vita, perché salire sul palco non è né facile né difficile, però bisogna sicuramente affrontare nuove esperienze. Una cosa che avrei dovuto dire proprio nell'atto della presentazione è che voi vi occupate di queste attività culturali, però fondamentalmente la vostra attività vera è il volontariato puro, perché vi dedicate anche al recupero scolastico, fate lezioni, se ricordo bene all'inaugurazione del settembre scorso di questo parlavamo, cioè vi date anche per quello che è possibile al prossimo e vi proponete anche all'integrazione, è un aspetto molto importante dell'attività associativa. Beh, cioè, sicuramente, come ha detto lui, sul palco della vita, quindi comunque c'è un lavoro anche di introspezione, di analisi anche personale, quindi di aiutare anche il prossimo, perché comunque cioè, è un modo anche per far del bene a noi ma anche agli altri, chiaramente. Abbiamo già anticipato qualcosa dei vostri progetti, ma qualcosa che possa permettere ai nostri amici che ci seguono di continuare a seguirvi. Voi avete fra l'altro un vostro sito, se lo vogliamo pubblicizzare, sì. Dove c'è tutta la vostra attività. Abbiamo una pagina Facebook dove naturalmente pubblicizziamo il tutto. Il sito lo stiamo già iniziando a costruire perché volevamo prima riuscire a fare un bel po' di attività. E quindi sulla nostra pagina Facebook, che è Associazione Culturale Ricreativa sul Palco della Vita, si troveranno tutti gli aggiornamenti su tutte le nostre attività, su tutto quello che facciamo. Un'altra mia piccola curiosità, la chiedo a quasi a tutti gli ospiti, voi avete 20-23 anni e quindi ancora veramente il futuro davanti a voi. Non la classica domanda marzulliana sui sogni nel cassetto eccetera, però concretamente, a parte anche il lavoro nell'associazione culturale, che tipo di obiettivi hai tu personalmente, Andrea? In che tipo di settore ti vorresti realizzare? Sicuramente nel sociale, ancora da vedere, perché naturalmente si è giovani, quindi si ha voglia di fare tante cose, quindi nel voler fare tante cose molte volte ci si ricrede, perché sognare è bello fino a un certo punto, però rimanere con i piedi per terra è anche importante per capire tante cose, però sicuramente nell'ambito del sociale, non so cosa, ma in quell'ambito. Tu, Luciana, stai studiando giurisprudenza, sì, giurisprudenza. Quindi già hai un obiettivo ben... Beh sì, mi piacerebbe intanto laurearmi, poi vorrei diventare avvocato e poi vediamo, insomma, comunque l'associazione rappresenta un... cioè è importante anche perché... Anche adesso, magari, no? Nello studio, poi c'è il momento divertimento, quindi spero che insomma ci sia questo gruppo unito anche in futuro. Io vi ringrazio per questa piacevole conversazione, vi auguro davvero ogni bene possibile. Sono orgoglioso di avere nella mia città due ragazzi come voi, così propositivi. Grazie veramente di cuore, grazie agli amici che ci hanno seguito, grazie all'H24 che ci ospita, ma grazie soprattutto a coloro che saranno i prossimi ospiti, perché no, magari vedrete anche un conduttore in erba, se vogliamo, qualcuno che sia anche più vicino anagraficamente a questi ragazzi. Grazie a tutti.